Buon pomeriggio da Pippo Vardelli, oggi parliamo di volley e lo facciamo con il coach della Gasseil Piacenza, Andrea Gardini, benvenuto e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Allora, partiamo dal ritrovo, sappiamo che vi siete ritrovati per i primi test, poi dal 13 partirà il vostro ritiro. Com'è stato ritrovare il palabanca dopo tutti questi mesi molto particolari? Ah, beh, riaprire gli uffici, riaprire Palabanca e i luoghi dove abbiamo lavorato tutta la passata stagione è stato sicuramente piacevole, perché la sosta è stata decisamente troppo lunga. Ancora solo oggi incominceremo, dopo che i ragazzi hanno effettuato i test sierologici e quant'altro, perché purtroppo si può entrare negli ambienti solo se non ci sono positività, non ci sono problemi di questo genere. Il nostro mondo è un pochettino cambiato negli ultimi mesi, come quello di tutti. Per cui ci sono degli step obbligatori che devono essere fatti, li stiamo facendo in questi giorni. Da oggi pomeriggio i test saranno completati per gran parte della squadra, poi incominciamo a fare qualche incontro e poi da domani pomeriggio incominciamo anche il lavoro vero e proprio fisico e il lavoro palestra e quant'altro per introdurci alla prossima settimana, dove dovremmo essere tutti in regola, tutti sistemati, e potremo incominciare a svolgere un'attività più corale. Per quanto riguarda campionato e nuova stagione, si sa già qualcosa, qualche data, oppure è ancora tutto nebbioso? La situazione anche lì è un mondo nuovo, per cui è tutto nuovo. Penso che sia storicamente la prima volta che tutti iniziamo una preparazione senza avere nessuna certezza della data di inizio del campionato. Vedremo, ci diranno quando dovremmo iniziare, ai primi di settembre, intorno alla metà di settembre. Queste erano le voci che circolavano, ma come sapete bene non c'è nulla di ufficiale, per cui è tutto così, è sospeso in aria. Noi intanto iniziamo a lavorare adesso che si può, con tutte le dovute precauzioni, distanziamenti, gruppi e quant'altro, e poi dopo prima o poi inizieremo anche a giocare, ci auguriamo. Per quanto riguarda invece il roster, è completo? Ci siete già tutti o siete ancora in attesa di qualcuno? Roster nel senso di acquisizioni sono già state fatte tutte, adesso il problema è far arrivare gli stranieri che hanno problematiche diverse per accedere all'Italia. Ci sono tanti problemi ancora, non tanto alle frontiere e alla mobilità quanto sulla questione vistiche. Non si è riusciti ancora a coordinare Federazione CONI sui permessi, i visti che consentono agli stranieri di arrivare in Italia. È ancora la procedura concentrata sulle vecchie tempistiche. In realtà, essendo tutto anticipato di un mese e mezzo, ci sono giocatori che rischiano di arrivare una settimana o due prima dell'inizio del campionato, che mi sembra una follia, però anche lì ci vuole un po' di tempo perché risetti tutto quanto su nuove date. A dire il vero, è già da un po' che si sapeva questo, però organi mastodontici come Federazione CONI hanno problemi ad allinearsi su questi nuovi eventi. Sì, quindi è ancora tutto in divenire. Per quanto riguarda il volley, come pensi possa cambiare dopo questa cosa che è successa, anche sotto il profilo economico? Ah, sul profilo economico non mi compete, non posso fare delle supposizioni, dove ovviamente se non metti 3-4 mila persone tutti i fine settimana nel palazzetto c'è un grosso problema finanziario, e altrettanto per le sponsorizzazioni. Speriamo che si possa sopperire con la televisione, i canali a pagamento o comprarsi le partite, però ecco, è evidente che dal punto di vista finanziario ci saranno dei grossissimi problemi se non si riesce ad arrivare ad una pseudonormalità, a giocare in presenza, in parte o tutto. Io me lo auguro il più in fretta possibile, perché poi vuol dire che anche la vita normale e la vita è tornata a una pseudonormalità. Questo sarebbe molto importante. E dal punto di vista della pallavolo giocata è ovviamente complicatissimo, perché si è sempre detto storicamente: noi lavoriamo per giocare quelle partite dove ci sono i palazzi strapieni, il pubblico in fiamme e le emozioni vanno alle stelle. Potete immaginare giocare in una palestra vuota, che è quasi più triste di quella di un allenamento, con due arbitri, senza la catapalle, senza nessuno, è veramente deprimente, e soprattutto comporterà dei lati psicologici nuovi, perché la determinazione, il piacere di giocare davanti a un grande pubblico è sempre un grande stimolo. Non avere nessuno potrebbe essere anche pericoloso dal punto di vista, o perlomeno sicuramente meno performante per gli atleti. L'ultimissima, è ancora molto presto per parlare di obiettivi, però c'è qualcosa che vuoi raggiungere nella prossima stagione con la tua Gasseil?
Per tutto, per come è finita la passata stagione, per come si è interrotto tutto quanto, credo che sia veramente un punto a capo completo. Poi la squadra è stata ristrutturata completamente, la società ha mantenuto quello che aveva detto negli anni passati, dove la progressione di crescita continua, inesorabile, sono arrivati giocatori di assoluto livello internazionale, già giocatori consolidati a squadre nazionali che giocano per grandi risultati sempre. Per cui la cosa che posso dire è che è una squadra per essere tra le migliori del campionato italiano, questo sicuramente. Dove questo ci porterà in questo momento non te lo so dire. Quello che mi piacerebbe, ci sono mille cose che mi piacerebbero, però bisogna costruire giorno per giorno. Sicuramente il mercato e gli acquisti sono stati fatti di altissima qualità, questo sicuro. Grazie mille coach per essere stato con noi. Figurati, non c'è problema. Un saluto a tutti, arrivederci. Era Andrea Gardini, coach della Gas Sail Piacenza, ospite di Radio Sound Piacenza 24.